Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del gemelli, ascendente gemelli, luna o venere in gemelli. Andiamo a vedere cosa prevede il piano della tua anima a livello evolutivo di missione dell'anima in questo mese di settembre 2024. Andiamo a vedere quali sono gli adempimenti animici e spirituali per conseguire il massimo successo perseguibile in questo mese a partire dal livello di coscienza in cui vi trovate. Vediamo una parte generale e tenendo fede a quella parte generale andiamo poi ad analizzare l'amore e le relazioni, ok? Invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist L'arte sciamanica, soprattutto la playlist L'arte sciamanica, poi L'arte del vivere e risvegliare la coscienza. E per implementare il tutto, se lo desiderate, ho messo a disposizione il mio primo libro, Il risveglio della coscienza, che è la mia tesi di laurea in naturopatia. E per chiunque la desiderasse, scrivetemi una mail all'indirizzo taromantic21@gmail.com con in oggetto tesi di laurea, libro o Il risveglio della coscienza, va bene? Le informazioni le trovate sotto all'info box in descrizione. Detto questo, partiamo subito, mettiamo Esefirion, già state ridendo, lo so, il regno gregorico, che poi faccio così, le ragazze nuove non capiscono magari, no? Dovete sapere che nella nostra famiglia il regno è gregorico, è il regno della ratio, che l'abbiamo bruciata, la razionalità è il mondo duale, la mente discriminante che ti impedisce l'accesso alla mente creativa, alle infinite possibilità che ognuno di noi ha in qualità di anima. Allora, vediamo un po', qual è la carta corrispondente, il regno corrispondente per te in questo mese? Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dei gemelli, settembre 2024, qual è il regno corrispondente? Eccola, ta-da. Andiamo a vedere la dimensione uranica, meraviglioso. Uff. La dimensione uranica, non è uscito il regno gregorico. Allora, gli elementi, ragazze mie, raddoppiate la meditazione della natura selvaggia dove parlo degli elementi, va bene? E per tutte le ragazze nuove nella mia playlist meditazioni guidate, che sono brevissime meditazioni, brevissime proprio perché la nostra mente occidentale e razionale ha necessità di essere più volte sollecitata all'attenzione cosciente, e quindi fatele tre volte al giorno quelle meditazioni. Quella della natura selvaggia, ragazze mie, se potete per favore raddoppiatela almeno tre volte, va bene? Quindi sei volte la natura selvaggia, tanto sono 5 minuti, ok? E poi per una scuola di maghi, no? Bisogna alimentare il carico, no? Per andare incontro proprio alla focalizzazione dell'attenzione al potere della volontà. E quindi gli elementi, andiamo a vedere di che elemento si tratta in particolar modo. Vediamo. Terra, aria, fuoco e acqua. Allora, terra, aria, fuoco e acqua e poi gli esseri cosmici. Ok, vediamo cosa ci vogliono dire rispetto agli elementi in questo mese. Settembre 2024. Che cosa ci volete dire? Qual è l'adempimento animico in questo mese? Qual è l'elemento? Eccolo. Qual è l'elemento su cui dobbiamo puntare l'attenzione? L'acqua, le emozioni. Secondo chakra, le emozioni del nostro bambino o bambina interiore sono condensati tutti, anche le emozioni represse, nel secondo chakra. Quindi avremo a che fare con emozioni profonde legate alla nostra natura selvaggia, le cui potenzialità vengono sviluppate a partire dal bambino interiore o la bambina interiore. Lo spirito dell'elemento acqua è il sapere, le emozioni, fluire, principio femminile. Chiaro, no? Non sto ridendo perché sto guardando le vostre facce. Dice, come fai a vedervi? Ma noi siamo tutti un organismo unico, siamo una grande famiglia.
femminile, potere nell'invisibile, tutte le qualità del femminile. Fluiamo alla vita. Vi faccio un esempio. Una delle nostre sorelle mi ha mandato, quando è stato? Settimane fa, qualche settimana fa, un reel bellissimo, dove è esplicativo di quello che vi sto per dire. Allora, c'è una donna che sta in un fiume in piena, proprio sta nuotando contro il fiume in piena, no? Sta proprio nuotando contro la corrente del fiume, quindi sta nuotando contro natura. E mentre si dimena, che lotta contro natura, contro la corrente, affonda. Se tu nuoti contro la corrente naturale, affondi. Se invece apri le braccia e fai il morto a galla e ti lasci fluire e portare dalla corrente, arrivi in un posto meraviglioso. Non lottare contro natura, ma fluisci con gli eventi, che sono enti, entità, spiriti, divinità. Gli eventi sono spiriti, enti, entità, bisogna fluire. Non combatterci contro, altrimenti affondiamo. Ma fare il morto a galla e farsi fluire dagli eventi. Fluisci, fluisci, fluisci. Il fatto che combattiamo contro gli eventi è relativo agli inganni dell'educastrazione che abbiamo avuto durante l'infanzia, secondo chakra, bambina o bambino interiore, che sono condensate tutte lì le emozioni. Ci hanno insegnato che piangere è da deboli, ci hanno insegnato che le nostre emozioni vanno anestetizzate, vanno represse, ok. Quindi avremo dei fiumi in piena da cui dobbiamo coglierne il potere. Non dobbiamo dire no, ma dobbiamo dire sì. Alcuni elementi del principio femminile sono anche l'invisibile, no? E la morte. La morte intesa come dissoluzione dell'io, dissoluzione della gabbia del mentale. Lo spiego bene cos'è la morte nel video Magia Pratica 4, dove vi faccio anche l'esempio del film Matrix, dove il protagonista, solo quando muore alla realtà della sua limitata percezione dell'essere, quando risorge, vince sui nemici, schivando tutte le pallottole e vincendo. Questo è. Ok? Questo è il mese in cui l'elemento acqua, quindi la meditazione sugli elementi, ragazze mie, ragazzi, raddoppiatela per fare questo andamento. Ok. Andiamo a vedere adesso le fate, gli spiriti della natura cosa ci dicono? Gli spiriti della natura cosa ci dicono? Facendo questo avrete conoscenza, eh? Sapere, vedi? Il sapere è contenuto nelle emozioni. Ok. Invece per le ragazze nuove che stanno guardando questo video, nuove iscritte da poco, per sapere cosa sono le emozioni, invito a studiare il contenuto del video Magia Pratica 1. E poi successivamente gli altri. Ok. Vediamo un po'. Cosa ci dicono le nostre amate fate, spiriti della natura, spiriti della natura. Figlio. Allora, questa carta ha due accezioni. Sia mi può parlare di tuo figlio o di vostro figlio, di vostra figlia, e ti dice: stai tranquilla, se hai delle emozioni dissonanti rispetto a tuo figlio, abbi fiducia in lui, abbi fede nella divinità che incarna tuo figlio. Fluisci, principio femminile, accogli tuo figlio, accogli la missione di tuo figlio di cui egli stesso è inconsapevole e abbi fede, mandagli fiducia. L'unica cosa che puoi fare è dargli fiducia. Tuo figlio è vegliato e protetto mentre esplora il mondo.
Abbi fede nelle scelte di tuo figlio o di tua figlia. Abbi fede, che sia piccolo, che sia grande, dagli fiducia. Guarda il divino che è in lui, di cui lui stesso, lei stessa è inconsapevole. Dagli fede e questo gli fa arrivare una cappa energetica di protezione. Oltre a questo vi sto dicendo, se non avete figli, la carta figlio mi parla, qua c'è un bambino, va bene? C'è un bambino. Vi ho detto qua che il secondo chakra è relativo al bambino interiore, alle emozioni represse del bambino interiore che aveva dentro quando era piccolo, che non è stato abituato a sentire le emozioni, educato a sentire le emozioni. Se sei un uomo, per esempio, ti invita questa carta a darti alle tue emozioni, piangere quando devi piangere, e ridere a crepapelle, fluisci con le tue emozioni, perché abbiamo un secondo chakra che deve essere sollecitato laddove c'è stata un'educastrazione che non ha permesso il sentire le emozioni e viverle e di conseguenza trarne forza e beneficio. La carta di figlio anche indica il tuo divino maschile appena nato. Il divino maschile è l'azione, il divino femminile è ricezione. Allora, il divino maschile appena nato in te ti viene chiesto di agire, azione, agisco con la fede totale nel principio femminile. Agisco non andando contro la corrente della natura, ma agisco facendo il morto a galla. Va bene? Chiarissimo. Ok. Allora, andiamo a vedere adesso un altro oracolo. Mese di settembre 2024, Gemelli. Tempo di fare un sonnellino. Guarda, questa è una carta che mi dice che ti chiede riposo. Qua c'è una luna, qua c'è un animaletto che dorme. Mi dicono anche che avrete il vostro, quando dormite, si attuerà una forma di rigenerazione a tutti i livelli del vostro bambino o bambina interiore. Questo è il mese in cui vi chiedono riposo. Magari durante l'estate siamo stati molto attivi, anche a uscire, anche, ma non solo uscire, abbiamo avuto un'estate molto potente da un punto di vista evolutivo, tant'è che io agosto l'ho soprannominato non estate, ma agosto, cioè l'altro giorno parlavo con la mia amica, agosto è stato proprio il karma, agosto è il karma, quindi abbiamo lavorato tanto a livello emozionale, anche a livello proprio fattivo, perché come vi ho spiegato anche in tutti i video di agosto, durante l'estate, soprattutto in agosto, le divinità, come ci insegna l'antroposofia, le divinità, per dirle in parole povere, si staccano dall'uomo che diventa maturo e dicono adesso raggiungi la tua adultità animica, cioè vediamo cosa sai fare. E quindi il mese di settembre ti chiede riposo da tutti gli affanni, e soprattutto fluire con gli eventi senza opporre resistenza. Smetti di fare, ti dice agosto, o meglio, non è che devi smettere di fare, fai fluendo e non fai con sforzo. Ok, adesso andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Mese di settembre 2024, Gemelli. Cosa abbiamo per settembre 2024, Gemelli? Cosa abbiamo? Il 9 di denari. Ti vedo bene da un punto di vista lavorativo anche, ti vedo riprendere la tua forma psicofisica, ricercare anche un tuo equilibrio interiore che sia anche da un punto di vista esteriore. Vediamo. Regina di spade, qua ci sei tu. Guarda, qua ricevi anche dei guadagni o dei risultati ottenuti con sforzo e impegno, già nei mesi successivi.
Ricevi risultati che non ti sono stati regalati, insomma. Ricevi risultati da un punto di vista economico, lavorativo, di prestanza tua, personale, fisica, che non ti sono stati regalati, ma te li sei guadagnati. Questo è il senso. Cos'altro? Settembre? Vedo una stabilità, tutto dal 9 denari passiamo al 10 denari. Vedo grandi risorse economiche in questo mese. E che guadagno che arrivi con determinazione, idee. Ti vedo proprio bene in questo mese da un punto di vista di stabilità familiare ed economica. E dei guadagno, dei raggiungimenti economici o di stabilità guadagnati con sforzo, cioè non ti hanno regalato niente, questo è il senso. Vedo tanto impegno nella tua casa, nella tua anche stabilità lavorativa. Il lavoro va benissimo. Il lavoro va benissimo. Ti puoi concederti anche questo riposo, mi stanno dicendo, ecco. Vediamo due altre, cosa abbiamo? Veniamo da un momento un po' particolare, no? Di 5 di denari, vediamo ancora. 9 di spade. Allora, ti dico una cosa, veniamo da un momento un po' particolare in cui abbiamo avuto magari una carenza economica, una carenza finanziaria, oppure ci possiamo trovare ad avere in questo mese, va tutto bene, un piccolo inghippo da un punto di vista economico, tipo una multa. Un elettrodomestico che si rompe all'improvviso e dice: Oddio, come faccio? Oppure dei familiari che ti chiedono un prestito, dei familiari che ti chiedono un prestito, delle persone che ti chiedono un prestito, non sanno come fare, tu stai bene e te lo chiedono, ti chiedono qualcosa. Sì, vediamo un po'. È già positiva per te, carro. Vedo che stai proprio bene in questo mese. Ottima forma fisica, psicofisica, sai prendere le decisioni giuste in virtù della tua lucidità di pensiero, idee chiare, come anche ovviare a dei piccoli problemucci che possono esserci di natura proprio risolvibile. Assolutamente sì. Vediamo un po' energia negativa. Cavalier di spade. Forse un po' di tensione per qualcosa che ti chiedono in famiglia. Un po' di tensione, una discussione in famiglia o qualcosa relativo alla casa. Può succedere qualcosa in casa o con la famiglia, una discussione. Una discussione, però è risolvibile. Vedo che la saprai risolvere assolutamente. Di cosa parla 5 di denari, 9 di spade? 7 di bastoni. Ci può essere una discussione. Io dico una cosa, tu ne dici un'altra. Un limite, metto un limite, una discussione oppure un fraintendimento, o io non ti parlo, ok? C'è un po' così, oppure qualcosa che ti viene chiesto dove tu metti dei limiti, però vedo che saprai prendere la decisione giusta qua. Sì. Ok, ragazzi, tutto sommato una bella stesa, eh? Ti vedo bene e saprai affrontare qualsiasi cosa con determinazione e lucidità di pensiero. Ok, detto questo, adesso passiamo all'amore. Allora, sia che tu abbia una persona o sia che non ci sia nessuno, tu abbia una connessione, andiamo subito a vedere. È carta guida nell'amore per te, Gemelli, settembre 2024. Carta guida, amore, Gemelli. Sei di coppe. Sei di coppe ha a che fare con una bellissima energia di riconnessione amorosa o di riconnessione con qualcuno. È una bellissima energia che mi parla proprio del bambino o la bambina interiore con cui tu verrai a contatto, cosa che creerà all'esterno anche delle connessioni felici, delle connessioni appaganti, perché sei in contatto con la bambina o il bambino interiore. Oltre a questo, il 6 di coppe mi parla di una bellissima energia di una persona che ti è vicino, che nutri, con la quale nutri gioia, può essere una persona nuova, una persona che già conosci. Ruota della fortuna, un cambio inaspettato che ti porta gioia emozionale, vedo qui. Vediamo di cosa si tratta questa gioia emozionale. Allora, settembre 2024, Gemelli, amore, gioia emozionale. Amore, gemelli, sei
Sette di bastoni, re di denari. Qua vedo una persona molto di grande spessore che ti parla, una persona che ha probabilmente delle responsabilità, una persona che supera dei limiti per te. Sì, vedo una persona di spessore che supera dei limiti per te, si riconnette da un punto di vista emozionale, o arriva una persona di spessore. Vediamo, energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il re di denari, due di spade, il giudizio, quattro di bastoni, cavalieri di bastoni. Allora, qua c'è una persona, però tu non sai cosa pensare di questa persona, non sai bene cosa fare, devi prendere una decisione. Qua ti chiama una persona, devi prendere una decisione rispetto a questa persona, o si fa avanti una persona, devi prendere una decisione rispetto a questa persona. Vediamo di cosa si tratta. Energia attuale, gemelli, amore, l'asso di denari. Qua vedo che c'è un'opportunità. C'è un'opportunità. Vediamo al positivo. Cavalieri di denari. C'è un'opportunità, però andrà secondo dei tempi un po' più lunghi rispetto al normale perché vedo che sta al tuo positivo. Il cavaliere di denari è un'opportunità in concreto, però allo stesso tempo è un po' più lenta degli altri, perché ha comunque delle radici più profonde degli altri cavalieri. E in altri termini, ti vedo concentrata sulla tua stabilità lavorativa e personale, e questo ti porta anche un entusiasmo interno rispetto alla tua bambina o al bambino interiore. Priorità al lavoro, vedo qui, che tu darai, o a ciò che per te è importante. L'amore va secondo dei tempi un po' più lenti, ma è al tuo positivo. Vediamo il blocco qual è. Sette denari. È possibile che qua ci siano questioni di lavoro o altre responsabilità da attendere. O tu fai attendere per le tue priorità. Vediamo il passato. Sette di coppe. La morte. Qua c'è stata la chiusura di una relazione, hai avuto delle opzioni, ma allo stesso tempo adesso c'è un'opzione, però stai vagliando. Può entrare un'opzione e la starai vagliando. Oppure qua c'è stato un cambio che ha portato un po' di confusione. Adesso arriva questa opportunità, vedo già come energia del presente, però te la prendi con calma. Perché probabilmente qua nel passato hai aspettato tanto una persona, adesso te la prendi con calma, focalizzando l'energia su te stessa o su te stesso. Oppure puoi aver avuto delle opzioni qua nel recente passato, c'è stato un cambio, ci sono state delle opzioni per te, stai valutando adesso un'opzione importante. Diciamo che sei un po' stanca di attendere qua questioni di lavoro o altro, io credo. Forse hai perso un po' la pazienza rispetto all'amore. Vediamo che succede qua. Settembre e amore, gemelli, settembre 2024. Vedi la papessa, infatti, ti vedo più introspettiva, introspettivo, ma poi ricevi comunicazioni a sole spade e 9 di coppe. Guarda, qua mi dice che se non c'erano comunicazioni con qualcuno, con una persona, io qua vedo che ci sono delle comunicazioni da che non c'erano, papessa, asso di spade. E queste comunicazioni ti portano tanta felicità a 9 di coppe. Diciamo che io credo che sia una felicità a tutto tondo per te, perché vedo che anche a livello di affari vanno bene le cose, di affari, di lavoro o della tua vita personale in quel senso. Io credo che per le ragazze single qua arriva un'opportunità e questo ti farà tanto piacere, però te la prenderai, è un'opportunità che va un po' più con calma, perché come se infatti è tempo di fare un sonnellino, no? Ce lo preannunciava a livello generale in questo mese, ci sono delle cose che ti fanno felice e vanno a sedimentarsi dentro di te come la dolce attesa del femminile, ricordiamo, che viene dopo il 9 di coppe. Guarda, due di coppe. Qua c'è l'inizio di qualcosa, parte da una comunicazione e piano piano, Cavalieri di Denari, sfocia in una bellissima relazione. Molti di voi già stanno conoscendo questa persona o la conoscono già. Vedo che c'è un momento tuo introspettivo dove vengono chiarite poi i tuoi eventuali dubbi rispetto a questa persona. E c'è un 9 di coppe, mi parla di una soddisfazione grande perché si consegue un amore corrisposto, 2 di coppe, però ci vuole un po' più di tempo, non è una cosa immediata. Forse ci sono situazioni di distanza, di lavoro, questo può fare perdere un po' la pazienza, però io vedo che tu con la legge spirituale, il lavoro su te stessa, riesci benissimo a gestire queste situazioni e vedo che c'è una connessione bellissima qua che arriva. Sì.
Vediamo cosa ci dicono i mini tarocchi. Qua abbiamo l'energia dello scorpione e del pesci, che può essere ascendente, luna o venere. Ma al di là del segno questa è l'energia. E i segni di terra sono marcati anche. Vediamo. Energia attuale con l'asso di denari. Gemelli, amore, energia attuale, l'asso di denari. 9 di denari, assolutamente ti vedo concentrata nel tuo benessere personale, una sorta di amore per te stesso o per te stesso in questo momento. E vedo che le attività lavorative vanno bene, te lo riconfermano qui. Regina di spade, vedi, ci sei tu, idee chiare e lucide di chi vuoi avere accanto. Vediamo, cavaliere di denari al positivo, cavaliere di denari al positivo, amore. Cavaliere di coppe. Qua c'è... Allora, conosci una persona, per esempio, con un po' più calma arriva il movimento d'amore e questo ti farà felice proprio. È un'offerta in concreto d'amore qua. 7 di denari al blocco. 7 di denari, 7 di denari. Forse hai un po' perso la pazienza rispetto all'amore, rispetto alle relazioni. Il 7 di denari è la pazienza, è l'attesa. Ma sta al blocco. Come se avessi perso un po' la pazienza rispetto alle lunghe attese, un po' questo è il senso. Vediamo la morte, il 7 di coppe, asso di spade, la morte, 7 di coppe, 3 di denari. Molti di voi si sono dedicati al loro lavoro. Altre invece avevano un po' di dubbi rispetto a dei piani che una persona voleva fare con te, magari non si sono fatti questi piani e tu sei stanca di attendere, però io qua vedo che quello che hai fatto tu è avere la chiarezza di dedicarti al tuo lavoro, alle tue cose, alle tue priorità, essendo un po' confusa sull'amore o confuso. E questo ti sta generando un lavoro interiore molto importante che porta alla consapevolezza di un amore bello qua. Vediamo la papessa. Settembre 2024, gemelli, 10 di spade. Stai elaborando un dolore importante che lo elaborerai totalmente in questo mese. Alcuni di voi con questa proposta ci riflettono su l'asso di spade, il mago. Qua c'è un inizio con una persona di valore. Inizio con una persona di valore. Il mago, assolutamente sì. Vediamo questo 9 di coppe. La regina di coppe, qualcosa che stavi aspettando da tanto tempo, ragazze. Questa è una svolta per voi. Questo mese è una svolta per voi. Guarda, re e regina di coppe, è qua un amore che ti corrisponde. Lo stavi aspettando da tempo. Questa cosa ti farà felicissima. Vediamo il 2 di coppe. 9 di spade, ti farà felicissima, al tempo stesso ti vedo preoccupata, non so perché. Perché sei preoccupata? 9 di spade sul 2 di coppe, perché? 2 di denari, non sai che fare. Non sai che fare, perché? Perché? Cavallo di bastoni, forse perché ha molta fretta questa persona, vuole manifestare qualcosa subito. E ti vedo un po' così, un po' preoccupata, un po' in dubbio. Oppure alcuni di voi possono avere due persone. Una con la quale state già o siete già in connessione, siete stanchi di attendere, arriva un'altra persona. Questa cosa vi fa felice, ma vi mette un po' in allerta perché non sapete cosa fare. Perché qua arriva una persona che ti corrisponde e magari un'altra persona non lo era. Oppure qua arrivano due persone. Due persone, abbiamo due cavalieri qua al tuo positivo, una persona che va più lento, una persona che si dichiara subito. Non lo so, ragazzi, fatto sta che qua l'attesa è al tuo positivo. Alcune arriva una persona nuova, siete stanchi di attendere una persona con la quale state, o c'erano situazioni di lavoro in mezzo, altre attese, e vi trovo un po' in dubbio, perché qua c'è un amore corrisposto. Vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta dei Rider White. Abbiamo anche i segni dell'acqua, dell'acqua, scusami. Cancro, pesci, scorpione, gemelli come te. Vediamo l'ultima carta, amore.
Cavaliere di spade, vedi, qua arrivano comunicazioni forti all'improvviso. O per riconnettersi con te, tu non sai che fare, se accettare o meno, sei contenta di questa cosa, però al tempo stesso hai un po' di dubbi. 5 denari. Non sai se ti dà quello che meriti questa persona, un po' di dubbi tuoi che andranno risolti, eh. Vediamo sul cavaliere di spade. 5 denari di nuovo. Stai un po' sulla difensiva perché non sai se questa persona ti dà quello che meriti. Però vedo che qua c'è un amore corrisposto. Va bene, ragazzi, e poi sarete voi a decidere. Nel frattempo, vediamo un po' cosa ti dirà questo mago con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lui lei li trovate sotto all'info box in descrizione. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Allora, questa carta mi parla che arriva un cambio amoroso per te. È un cambio da parte di questa persona se la conosci già, oppure un cambio amoroso. E poi anche una sorta di esortazione a te a dire, per esempio, se mi ami, allora accetti il mio cambiamento. Questo lo puoi dire tu a questa persona, o questa persona lo può dire a te. Ok? Vediamo cos'altro ti dirà questa persona. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Sì, e il mago è questo, vuole darti tutto. Ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Forse ti mette in allerta questa cosa. Vediamo un po' ancora cosa ti dirà questo mago. Da quando ti ho incontrata, mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Quasi dà consapevolezza del fatto che se c'erano altre persone, per esempio, tu eri stanca di attendere, oppure sei tu che dici rispetto a questa persona che ne hai conosciute anche altre di persone, ma mai nessun'altra persona ha contato mai allo stesso modo per te. Può anche essere a specchio la lettura, eh. Fatto sta che qua c'è un grande amore che andrà abbagliato sicuramente. La notte porta consiglio, è tempo di fare un sonnellino. Ti viene chiesto di fluire alle tue emozioni, ti vedo già come regina di coppe, anche se sei uomo, fluire, mi spiego, per agire in modo diverso con la carta del divino maschile figlio rispetto al passato. Per agire in modo diverso rispetto al passato e rispetto alle tue emozioni, no? A non ostacolarle. Qua abbiamo anche il segno della Vergine, Ariete, Leone, Sagittario. Ragazze e ragazzi, sta a voi la scelta, vediamo un po'. Che cosa ti dice quest'altro oracolo in chiusura? Sì, pescatore, preparazioni giunte a buon fine. Qua mi dicono che c'è un lieto fine, un lieto evento. Preparazioni giunte a buon fine. C'è un lieto evento qua, un lieto fine. Qua con anche guardare al di là delle cose, no? Gli occhi dell'aquila, volare sopra la mischia, mi parla rispetto alla stessa di qualcosa che ha a che fare con tu vedi nel futuro, vedi che c'è potenziale, c'è un potenziale in questa relazione, mi dicono. Va bene? E ne vale la pena, però aspettando i tempi, è come se aspettando dei tempi, non è proprio subito subito questa cosa. Cioè non te ne accorgi proprio subito subito, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Muah.